Allora, ragazzi, beh, questo qui è un altro di quegli unboxing, però questo qui è improvviso perché mi è arrivato un pacco, lo aspettavo tipo domani, invece è arrivato con 2 giorni di anticipo, l'ho ritirato solo stamattina e poi ci sta un altro pacco da aprire, ragazzi. È molto molto succulento, potete vederlo anche qua dalla seconda inquadratura, quindi pacco piccolo, già so cos'è anche questo qui, quindi potete vederlo dai loghi. Ok, quindi ragazzi, beh, un unboxing improvvisato e succulento. Sì, facciamo partire la sigla perché ragazzi questi pacchi non vedo l'ora di aprirli. Quindi ragazzi, sigla. Allora, ragazzi, questa volta ho preso in anticipo il coltellino per aprire il pacco più grande perché servirà molto, mentre invece per questo qui abbiamo l'apertura facilitata di Amazon, quindi partiamo proprio da lui. Allora, partiamo da lui. Allora, ragazzi, ritornando a me nel frattempo che apro il pacco, questo è un altro prodotto che Moman mi ha mandato. Moman mi sta veramente viziando con i suoi prodotti, che tipo magari prodotti più venduti del mese, quindi ragazzi mi sta veramente viziando. Allora, ed infatti qui dentro abbiamo un altro microfono. Questa qui è un'altra coppia di microfoni, proprio come questo qui che sto utilizzando in questo momento. Ok, l'altro che mi avete visto, no, forse uscirà tra qualche video. Niente raga, niente. Allora, eccoli qui. Quindi praticamente è una coppia di microfoni sempre Gimpro, l'altra qualità come l'altro Gimpro che mi hanno mandato, che adesso attualmente sta utilizzando il collega, lo sta provando. E qui dentro abbiamo il ricevitore. Vediamo se la camera mi mette a fuoco. Ok, abbiamo il ricevitore e i due microfoni. Ok, quindi questo qui è il ricevitore e funziona un po' come l'altro. Praticamente sulla parte superiore abbiamo il pulsante di accensione. Vediamo se mi mette a fuoco. Ok, abbiamo il pulsante di... E dai, metti a fuoco, se no ti passo il manuale, cavolo, eh? Allora, facciamo così. Allora... Ragazzi, sto andando un attimino in panico perché la fotocamera non riesce a lavorare. Cerchiamo, cerco un po' di rimediare la cosa. Allora, eccolo qua, parte superiore. Non ne vuole sapere, non vuole mettere a fuoco. No, non vuole mettere a fuoco. Niente, raga. Allora, un attimino che mi sposto. Questi sono i problemi dei quando faccio gli unboxing, purtroppo. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po' come posso fare. No, non la posso variare, la devo stoppare per forza. No, ragazzi, allora, scusatemi, ma sono piccoli problemi tecnici, non so perché questa messa a fuoco fa così. Allora, no, allora raga, scusate perché io adesso devo risolvere questa cosa con la messa a fuoco perché non vuole andare. Quindi vediamo un po'. Facciamo una messa a fuoco selettiva, così almeno ci togliamo tutto il fastidio e risincronizziamo il video, ovviamente. Risincronizziamo il video, quindi praticamente niente, non ne vuole sapere, raga.
Allora ragazzi, eccomi qua, ho risotto, ho impostato momentaneamente, l'ho messo a fuoco manuale, quindi cercherò di avere una distanza. Devo risolvere questa cosa però con la Nikon. Allora, faccio partire nuovamente la ripresa. Allora, sincronizzazione. Ok, allora, siamo ripartiti con la seconda inquadratura, quindi ripassiamo nuovamente da quella parte. Allora, ecco qua. Quindi questo qui è il microfono, ragazzi, vedete? No, vabbè, lasciamo stare. Allora, raga, io mi arrendo, lasciamo stare la seconda inquadratura, magari la prossima volta la imposterò meglio e restiamo solo sulla principale. Allora, come vi stavo facendo vedere, praticamente qui abbiamo la confezione con i tre microfoni all'interno, vedete? Poi nella parte centrale abbiamo il ricevitore, eccolo qua, magari metto un attimo la mano così mi metto a fuoco, ed eccolo qua. Nella parte superiore, pulsante d'accensione, parte laterale USB-C per la ricarica, pulsante per aumentare o abbassare il volume, il gain del microfono, dall'altra parte l'ingresso 3,5 per collegare un microfono cablato tipo lavalier, e parte superiore, sì, ve l'ho già detto, pulsante di accensione, ma andiamo un attimino ad accenderlo ed eccolo qua. Quindi potete già vedere che è partito, quindi sta lampeggiando anche di verde. Poi vabbè, questo qui è il ricevitore. Adesso andiamo a vedere non per collegare il microfono, ma per andarlo a collegare poi di seguito alla fotocamera. Andiamolo a spegnere un attimo. Adesso prendiamo uno dei due microfoni. Allora, come l'altro più o meno. Allora, parte superiore abbiamo il microfono, parte laterale destra il pulsante per aumentare il gain e per la sincronizzazione con il ricevitore, che poi tra l'altro è automatico. Poi abbiamo il pulsante di accensione e USB-C sulla parte laterale sinistra. Ok, allora andiamo un attimino ad accenderlo e vediamo un po'. Ok, accendiamo anche il ricevitore e vediamo un po' come vanno. Allora ragazzi, guardate qui hanno dei lampeggi totalmente diversi. Il ricevitore è verde, mentre invece il microfono, quando è collegato, è arancione. Ok, quindi ovviamente questo microfono va provato per filo e per segno, proprio come ho fatto con questo qui. Allora, sì, adesso andiamolo un attimino a spegnere. Ragazzi, scusatemi per la seconda inquadratura, non me ne vogliate, ma purtroppo la camera, devo sistemare un po' questa cosa della messa a fuoco. Allora, mettiamo da parte i microfoni e vediamo un po' cosa ci offre la confezione. Allora, qui abbiamo il classico cavo di ricarica, sì, quello piccolo USB-C, come solo Moman sa fare. E eccolo qua, sì, abbiamo cavo di ricarica, anzi veramente ce ne sono due, perché poi sì, dobbiamo caricare entrambi i microfoni, anche il ricevitore. Qui abbiamo il connettore per poterlo collegare poi alla fotocamera o a uno smartphone. E vediamo un attimino una cosa e no, tanto sono uguali, i connettori sono uguali, non hanno nessun icona sulla parte superiore, però raga, quindi il collegamento è automatico, non c'è differenza con il connettore. Andiamo avanti e sotto vedo ancora altri accessori nella scatola. Sì, abbiamo, vabbè, i due filtri pop, eccoli qua, in due filtri antivento se vogliamo girare un audio all'esterno, e poi abbiamo la pochette, il sacchettino, pochette, chiamatelo un po' come volete, per mettere dentro i microfoni per poterli trasportare, anche se poi io utilizzerò, se proprio devo trasportarli, una custodia rigida, quindi mi adopererò per questa cosa. Allora, grazie Moman, grazie per avermi mandato un altro prodotto del mese, ti ringrazio veramente tanto, però lo sai, io sto aspettando il 5 G3, perché quello lì non vedo l'ora di provarlo, perché so che è un bel microfono,
ho visto qualche video in rete, lo stanno provando tutti, anzi quasi tutti ce l'hanno, ma solo io lo devo ancora provare. Quindi Moman, prendi in considerazione questo video e fammi una sorpresa, mandami il 5G3, perché veramente mi piacerebbe provarlo. Allora, mettiamo da parte i due microfoni e ragazzi, passiamo al pezzo forte. Al pezzo forte, vi faccio solo vedere il logo nuovamente. Eccolo qua. Eh sì, ragazzi, MSI. Eh sì, ragazzi, qui dentro ci sta un portatile. Allora, eh sì, ragazzi, perché praticamente con il mio Lenovo che ho purtroppo non riesco a editare nel migliore dei modi, quindi mi dovevo adattare. Quindi l'audio andava avanti, l'immagine restava ferma e poi la scheda a video non era compatibile con Premiere, quindi il Premiere me lo dava come errore. Poi in un video dedicato ve ne parlerò. Tiriamolo fuori il computer, ovviamente. Ok, mettiamo questo a parte. E ragazzi, allora, confezione fantastica. Questa è una confezione da vetrina, ok? Quindi MSI, perfetto. E scusate i colpi che do sul microfono, andiamo ad aprirlo. Quindi raga, True Gaming, fantastico, fantastico veramente. Me ne sono subito innamorato quando l'ho visto lì sullo scaffale, infatti non vedevo l'ora che arrivasse. Andiamo ad aprirlo. Ovviamente scusatemi sempre per la seconda inquadratura che purtroppo non ne voleva sapere la messa a fuoco, ma devo risolvere più presto questa cosa. Allora, però prima di vedere il pezzo forte vediamo un attimino prima tutti gli accessori. Allora, abbiamo il cavo di alimentazione, qui abbiamo sì altri accessori, la manualistica delle istruzioni, più sotto ancora dovremo avere l'alimentatore. Infatti eccolo qua l'alimentatore, raga, ve lo faccio vedere. Quindi è imbussato, quindi è inutile che lo tiro fuori, magari lo tiro fuori dopo per caricarlo, anche perché poi lo devo configurare per editare proprio questo video qui. Allora, momento della busta. Allora raga, eccolo qua, c'è, ma anche sotto c'è, spettacolare, c'è anche la parte posteriore, è spettacolare raga, una griglia dove si intravedono alcuni dei componenti del PC. Poi parte laterale sinistra, vediamo se mi mette a fuoco. Quindi praticamente abbiamo, allora, abbiamo un, vabbè, l'alimentatore, ingresso dell'alimentatore, poi abbiamo una USB 3.0 e poi abbiamo il LED della batteria. Parte posteriore abbiamo un HDMI, ok, ha messo a fuoco adesso. Poi l'altra parte abbiamo ingresso microfono, ingresso cuffie, due USB 3.0, USB-C che è una Thunderbolt, ingresso Ethernet e ingresso per il blocco. Ma ragazzi, vi faccio anche vedere la tastiera, perché veramente raga, è un computer veramente fatto bene. Cioè, ma di cosa parliamo raga? Di cosa parliamo? Questa tastiera sì, con inserti in rosso, nero, un bel contrasto e anche retroilluminata, display raga 4K, quindi proprio quello che mi serviva, e anche molto molto leggero. Allora, accendiamolo un attimo perché magari riesco a farvelo vedere acceso. Allora raga, secondo me è scarico, quindi lo devo mettere in ricarica e accenderlo. Allora sì raga, veramente bello. Allora, del microfono sicuramente in descrizione vi lascerò il link per acquistarlo. Di lui sì, perché l'ho acquistato in negozio fisico, quindi non so neanche se è disponibile magari su qualche store tipo Amazon, magari vi lascio il link qua in basso in descrizione. Che dirvi raga, beh, da questo video in poi il 4K editarlo non sarà più un problema. Allora raga, volevo farlo insieme a voi questo unboxing, quindi un unboxing questo qui di uno di quelli speciali e soprattutto di collaborazione, quindi uscirà prima di qualche video domenicale.
In altri casi, raga, fatemi sapere la vostra qua in basso dei commenti, se vi è piaciuto il computer, se vi sono piaciuti i microfoni di Moman, che ve li faccio rivedere. Ragazzi, allora, io vi dico, Moman merita veramente per quanto riguarda i microfoni. Io quasi li sto provando tutti, ripeto, mi manca solo il G3 e poi siamo a posto. Poi Moman, se vuole mandarmi altri tipi di microfoni, sono qui, l'indirizzo ce l'hai, sono sempre pronto a collaborare. Quindi ditemi la vostra qua in basso nei commenti. Se questo unboxing vi è piaciuto, vi raccomando, lasciate tutti i vostri pollicioni in su, e se ancora non l'avete fatto, ragazzi, attivate la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita. Iscrivetevi al canale perché mi aiutate veramente tanto. Condividete questi video con tutti, con chiunque. Seguitemi su Instagram perché tutte le informazioni, tutti gli spoiler passano su Instagram. Ma noi ci vediamo sempre qui sul mio canale YouTube. Ciao!